Poche possibilità, ce la giochiamo prima degli altri, cioè, tutte cose credo che sono proprio fuori tempo massimo, diciamo così, perché poi ci sono le ragioni a tutte, sono una partita per noi importantissima, come sono quelle degli altri, giochiamo prima in anticipo, vabbè, niente, va Quanto bene c'è di così. più questa contemporaneità, no? Cioè, Come? era più Ma conservata rispetto secondo me, a... una volta era così, non dico una volta perché non so, forse quanti anni fa, almeno gli ultimi due, Ne quattro, se non tre, sbaglio, tre, vabbè, quattro. due, tre, non so quant'è, però poi adesso magari dicendo così, ma però avete giocato voi lunedì, gli altri avevano già giocato la domenica, ho capito, però almeno le ultime due, credo che per tutto, invece l'hanno riportato solo l'ultima partita, quando, non lo so, magari i giochi sono già fatti, mi auguro di no, però al di là di tutto questo pensiamo alla nostra partita. Però tra l'altro mi sta da un uomo di calcio, sono andato al fatto che sei allenatore del Verona, una squadra coinvolta, ma credo che anche il calcio italiano, per come è messo, abbia bisogno di favole positive o di eccezioni positive. Non può essere una squadra come il Verona che rompe certi equilibri, che rompe certe leggi non scritte. Non ci credo perché io non voglio crederci, valuto soltanto gli episodi, le cose, quello è. Non solo io la valutano tutti, quindi Verona ha fatto qualcosa di importante, però magari non è ancora finita. Mi piace pensare che magari abbiamo ancora, come diceva il Presidente, ne abbiamo pochissime, poi magari poi domenica sera diventano molte di più oppure spariscono del tutto, vediamo. Diciamo questa che già facciamo il nostro e poi vediamo. Mi sa, a proposito di orgoglio, no? Visto che poi in settimana è stato richiamato anche la questione orgoglio dopo la partita con la Lazio, ti senti un po', fra virgolette, Atletico Madrid di quest'anno? Nel senso, no, al di là di tutto, credo che sia stata una stagione in cui c'è stato il ritorno della concretezza, del calcio, degli equilibri, insomma, senza troppi fronzoli, dipende dal fatto che poi, insomma, Atletico Madrid chiaramente è il simbolo di tutto, però ti identifichi un po' questo, e credi che ci sia stato questo ritorno, magari un calcio più concreto rispetto... Io non so, i 4 anni che sono qua, di fronzoli ne abbiamo fatti pochi. E, sì, in generale, però dico, parlo personalmente, metto se mi sento, io credo che 4 anni di fronzoli ne abbiamo fatti pochi, abbiamo fatto tanti risultati attraverso... è vero, Verona è una società che ha fatto, una squadra che ha fatto veramente qualcosa di incredibile. Però si batte sempre la lingua, che mi si dice dove duole, no? Fa male, io ancora non l'ho digerita, quello che diceva prima Gianluca, io ho tanta rabbia perché è stato subito veramente un grosso torto, quindi non è che passa tutto, perché comunque rimane una stagione fantastica, però un po' di rammarico, adesso io ne ho tanto, poi magari domani sera sono contento perché ho vinto e mi metto lì e guardo le altre partite. Però sicuramente la squadra di rivelazione, almeno mi auguro che non sia ancora finita l'estate del Verona. Ma No. sente, no, non credo. Aspettiamo, finiamo, poi prima deve firmare Luca, dopo io ho sempre detto che firmo dopo Luca, se non firma lui Ma io aspetto. qui dice firmo dopo il Lo so, mister. ma io firmo dopo Luca perché decido io, quindi se non firma lui io non firmo. No, non lo so. Non credo che sia questione di tempi, io voglio una cosa, loro altrettanto, quindi. Sarà soltanto, come si dice, la quadra nelle cifre, poi non ci sono problemi. È solo una questione di cose, insomma, di dettagli, diciamo di dettagli, punto e basta.